nicchia né di massa questa settima edizione del Festival del Film di Roma, sulla quale cala il sipario tra le premiazioni e le ultime passerelle. Né carne né pesce anche quest'anno, mormorano in tanti. Eppure non sono mancate le novità. Un concorso che ha attraversato i continenti e premiato, tra gli altri, Martha Girl di Larry Clark, a cui è andato il premio Marco Aurelio d'Oro per miglior film. Il premio per la miglior regia è andato a Paolo Franchi per E la chiamano estate e il premio speciale della giuria ad Alì agli occhi azzurri di Claudio Giovannesi. Un concorso su cui è aspirato il vento d'Oriente, caro Mueller, come promesso, ma che non è stato aiutato abbastanza, benché gli sforzi ci siano stati tutti, dalle presenze VIP internazionali. Ma questo tappeto ne ha viste di tutti i colori anche quest'anno, tant'è vero che ieri a quest'ora, per esempio, c'erano 21 miss, 21 bellissime ragazze a promuovere il documentario su Enzo Mirigliani. Oggi tutt'altro mondo, tutt'altra musica per la chiusura della kermesse, tra gli altri ospiti addirittura hanno occupato il carpet i ragazzi di Scampia. I ragazzi di Scampia per tre film proiettati nella sezione Prospettive Italia, ambientati nel più difficile territorio della provincia di Napoli e prodotti dai figli del Bronx. E se questa serata sarà chiusa con una festa di beneficenza, con un ospite d'eccezione come Sean Penn, l'attore più atteso di questa rassegna, noi abbiamo una piccola esclusiva con il suo doppiatore, quindi il suo alter ego italiano Massimo Rossi, la sua voce italiana in film come 21 grammi, Milk, Mi chiamo Sam, This Must Be The Place. Vediamo cosa ci racconta su questo attore personaggio straordinario. Massimo Rossi, chi è per te Sean Penn? Per me Sean Penn è un grande attore che mi ha dato la possibilità di crescere, perché lo conosco da tanti anni. Il primo film che feci fu Bad Boys, dopodiché ci sono parecchi aneddoti, ma forse più significativo è il film subito dopo, dove mi chiamarono, si chiamava Il gioco del falco, mi chiamarono per fare il provino su Timothy Hutton. E io dissi, ma io lui ho doppiato, l'altro attore l'ho doppiato in un altro film. E mi dissero, vabbè, se vuoi provare. Feci il provino e vinsi il provino per Sean Penn. E da lì è nato questo grande connubio che mi ha permesso di stare molto attaccato allo schermo e a vedere quello che faceva, perché mi ha insegnato molto. Pensi di conoscerlo quindi un po' più di noi, da doppiatore, da voce ufficiale di Sean Penn? Questo non te lo so dire, lo conosco e i suoi modi di porgere certe cose, poi sai, di volta in volta è sempre diverso. Sean Penn è sempre uno studio, perché fa sempre cose diverse, oltretutto non fa mai cose scontate, e questo ha dato a me la possibilità di essere anche considerato nell'ambiente, nel doppiaggio, perché evidentemente riesco a riprodurlo in maniera abbastanza fedele, e questo ha permesso di trasportare la sua bravura sulla mia bravura, ma io devo tutto a lui, perché è la sua bravura che mi dà lo spunto. Quindi Sean, ti ringrazio, grazie di tutto, spero di incontrarti una volta, non lo so, ce lo permetterà, saranno le forze a decidere. Ciao. Sul tappeto, naturalmente, una vera e propria festa di cinema. Giuseppe Tornatore, Ettore Scola, Ennio Morricone per il film Giuseppe Tornatore, ogni film un'opera prima, Alessandro Gassman per Razza Bastarda e il cast spagnolo di Una pistola in cada mano con la bellissima Leonor Watling, già musa, di Pedro Almodóvar.